Le macchine semplici sono dispositivi inventati dall'uomo fin dai tempi antichi per vincere forze più grandi rispetto alla propria forza muscolare. La leva è una delle macchine più semplici. È costituita da un'asta, un corpo rigido che ruota attorno a un punto fisso, detto fulcro. Su di essa agiscono due forze contrapposte. La resistenza, che è la forza che si vuole vincere con la leva, e la potenza, che è la forza che si applica per vincere la resistenza. La distanza tra il fulcro e il punto di applicazione della resistenza è detta braccio della resistenza. Quella tra il fulcro e il punto di applicazione della potenza è detta braccio della potenza. Nella leva di primo genere, il fulcro si trova tra il punto di applicazione della potenza e quello della resistenza. Questo tipo di leva è vantaggiosa se il braccio della potenza è più lungo di quello della resistenza. Svantaggiosa se il braccio della potenza è minore, o indifferente se la lunghezza dei due bracci è uguale. Più è lungo il braccio della potenza rispetto a quello della resistenza, tanto minore sarà la forza necessaria per compiere l'azione. Le forbici, il piede di porco, le pinze, le tenaglie sono leve di primo genere. Nella leva di secondo genere, la resistenza si trova tra il fulcro e il punto di applicazione della potenza. La leva di secondo genere è sempre vantaggiosa, perché il braccio della potenza è sempre più lungo di quello della resistenza. E la leva permette di guadagnare forza tanto più lungo è il braccio della potenza rispetto a quello della resistenza. Lo schiaccianoci, il remo di una barca, la carriola, il pedale della bicicletta, l'apribottiglie sono leve di secondo genere. Nella leva di terzo genere, il punto di applicazione della potenza si trova tra il fulcro e il punto di applicazione della resistenza. La leva di terzo genere è sempre svantaggiosa, perché il braccio della potenza è sempre più corto di quello della resistenza. Viene usata perché permette di prolungare lo spazio di azione e fare movimenti più precisi. Le pinze per il ghiaccio, le pinze per il fuoco, le pinzette, il badile, la canna da pesca, sono leve di terzo genere.